E anche grazie a questa colonna sonora che Mare Fuori, la serie record di ascolti dedicata ai giovanissimi reclusi di un carcere minorile, ha avuto un successo entusiasmante. Il merito di un giovane pianista ciociaro, Alessandro Simoni, 26enne di Castro De Volci, cui è stata affidata l'incisione delle colonne sonore con le musiche del compositore Stefano Lentini. L'anno scorso ho avuto la fortuna di conoscere, grazie alla mia insegnante Gilda Buttà, con cui ho studiato proprio in questo conservatorio magnifico di Frosinone, ho avuto l'opportunità di conoscere Stefano Lentini, il compositore delle colonne sonore meravigliose di questa fortunatissima serie che sta veramente spopolando in questi mesi. Un giorno mi trovavo con Gilda, che doveva registrare delle colonne sonore, e ci trovavamo a Roma e quindi ho conosciuto questo compositore, Stefano Lentini, che non conoscevo prima di allora in realtà. E a un certo momento ho fatto due note al pianoforte perché Gilda mi ha chiesto di suonare un brano. E Stefano evidentemente è rimasto colpito e un mese dopo più o meno mi ha contattato e mi ha chiesto di collaborare con lui alla registrazione delle colonne sonore della terza stagione di Mare Fuori. La passione per la musica e per il pianoforte in particolare nasce fin da piccolo in Alessandro. Mia mamma mi raccontava che quando ero piccolo avevamo una pianola che ci avevano regalato, una di quelle piccole da insomma 40-50 tasti così, e lei mi racconta che io cercavo di riprodurre su questa pianola delle canzoni, poi non ci riuscivo e facevo no, così. E quindi lei ha immaginato, beh, magari potrebbe essere il caso di portarlo a prendere qualche lezione di pianoforte. Inoltre io credo che questa passione sia nata grazie a mio zio Federico, che diciamo che a casa sua aveva questa stanza che era un tempio della musica, praticamente piena di CD di musica classica, di ottime registrazioni, anche di musica jazz, e lì io ho scoperto veramente un mondo. Dopo il successo di Mare Fuori, la collaborazione con Stefano Lentini va avanti. L'idea che si sta realizzando è quella di pubblicare un album di brani miei, quindi di mie composizioni, e quindi è la prima volta che mi cimento in questo mondo della composizione, e nei prossimi mesi verrà pubblicato, verrà rilasciato sulle principali piattaforme. Per quanto riguarda la musica classica, invece, sto lavorando su nuovi repertori. Sto preparando dei concorsi pianistici e alcuni concerti.